Sono appena arrivata in hotel, questo penso che sia l'hotel più bello che io abbia mai visto. E sono qui a Parigi con Biotherme, cosa di cui sono felicissima di essere a Parigi. Adoro questo hotel, adoro Biotherme. Basta, veramente, sono completamente felice. Ora vi faccio un tour della camera. Io non ho mai fatto tour di camere di alberghi, ma questo veramente merita. Questo è il letto, è stupendo perché ci sono tutte le finiture in oro e in velluto. Qui ci sono due poltroncine per una zona conversazione. Qui c'è tutta l'area per farsi il tè e il caffè. E qui, ah, qua ci sono io. Oddio, non pensavo fosse specchiato. E qui apriamo questa porta che c'è la parte, forse la parte che preferiscono perché io adoro i bagni, che è il bagno. Non mi sono neanche tolta il cappotto perché ero talmente felice quando ho visto questa camera, sono impazzita. Ho detto niente, devo fare un tour e sono qui con Biotherme. Mi sono talmente felice che ancora non ci credo di essere qua. Adesso mi tranquillizzo un attimo, mi riposo perché sono proprio. Sto asciugando il mio reggiseno con il phon perché non avevo il costume e ci ho fatto il bagno in piscina. Sono le 7:40. Oggi piove e qui a Parigi sta sorgendo il sole. Non avrei mai detto che avrei indossato un giorno una pelliccia leopardata, ma mi sono convertita e quindi ho una pelliccia leopardata. Mi viene da piangere a salutare questa meravigliosa stanza. Ciao letto, ho dormito benissimo, grazie. Allora, questa è la mia valigia, non so se si capisca quanto è grossa e devo portarla su per 6 rampe di scale. Sono andata in missione perché ho portato la mia macchina fotografica analogica, solo che non avevo i rullini. Allora ho cercato un posto che era tipo a mezz'ora a piedi, però alla fine
ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta! Vai, vai. Sono adesso ai giardini del Palais Royal, che è secondo me uno dei posti più belli di Parigi, soprattutto in primavera. Questo giardino è stupendo ed è dove c'è quella piazzetta famosa con tutti i cilindri bianchi e neri a righe, super, super Instagram. Eccolo qua, sono super curiosa. Bonjour, questo è il mio ultimo giorno a Parigi, parto oggi pomeriggio e adesso volevo andare a fare un giro in centro, poi torno in appartamento, prendo le valigie e vado in stazione. Tra l'altro volevo farvi vedere che carino che è questo Airbnb, è veramente super super cheap e il bagno è terribile, però volevo andare un po' al risparmio per queste due notti. Però devo dire che la camera con questa libreria è molto molto carina e volevo dirvi anche che vi lascio qui sotto un link. E se prenotate su Airbnb attraverso questo link il vostro primo viaggio, avrete uno sconto di, mi pare, 34 euro sul soggiorno. Quindi vi lascio il link, ci sono tutte le informazioni, nel caso vogliate uno sconto su Airbnb fa sempre comodo. Io uso sempre Airbnb quando viaggio, secondo me è comodissimo, mi sono sempre trovata bene, quindi ve lo consiglio. Sono sulla Senna, sto facendo una passeggiata qui, tra l'altro guardate qui c'è Notre Dame e ci sono tutte le barricate, c'è il cantiere, ci sono un sacco di lavori, devo dire che è un po' triste vederla così. Ho appena realizzato di essermi dimenticata a casa la macchina analogica e sono dispiaciuta perché volevo sviluppare il mio rullino parigino. E mi mancano tipo 10 foto e sono sbadata. Sono venuta alle Tuileries a riposarmi un po', sono i giardini di fronte al Louvre. E sono i famosi giardini con quelle sedie verdi molto carine, infatti adesso sono proprio spaparanzata su una di queste sedie e sono venuta qui per sedermi un attimo perché anche oggi ho camminato un sacco. Tra l'altro ho fatto questo esperimento, cioè per questo weekend ho messo degli stivali nuovi che ho preso su Boohoo e è stata un po' pericolosa come mossa perché io solitamente soffro sempre molto con i piedi e questi stivali comunque erano a punta, non mi sembravano la cosa più comoda del mondo, invece devo dire che sono super comodi e considerate che ieri ho fatto più di 10 km e non mi fanno male, quindi sono stati veramente un ottimo acquisto. E niente, adesso mi riposo un po', poi fra poco devo tornare in appartamento perché sennò perdo il treno.